pace. Niente più maschera da narratore. E nessun più cattivo. Ah, non avevo mai avuto del tempo per osservare tale panorama. Devo solo ritrovare il mio piccone. Sarà qui da qualche parte. Piccone bello, dove sei? No, già non è un cane. Hai lo stesso piccone del narratore. Sei una narratrice che non parla. Tranquilla, Rogine manterrà il segreto. Che sfigata, una narratrice muta. Abbiamo già un narratore. Lei è una straniera, non può stare qui. La gente vuole comunicare, non vuole le mute. Ehi, smettila! Prima che ti spezzi in due! Non dalle retta, amica mia! Dove stai andando? È solo un idiota! Non andartene via! Contento? Teniamo lontana certa gente strana. Mondorugine, io ti sembro normale? Ah, vado a cercarla! Questo mondo. Troppo tranquillo. Perché non vedo distruzione, sofferenza, odio, ma tutti felici? Reven ha vinto la battaglia reale? No, ha perso. Sono molto delusa da lui. Dopotutto, dovevamo aspettarcelo. Senti, Taro, vorrei parlarti del narratore. Io inizio a... Sai benissimo cosa devi fare. È forte, intelligente, cretino anche, ma è un grande ostacolo per me. Stai andando così bene, Nara. L'idea di attaccarlo su qualcosa che ama è il suo punto debole. Ora è senza maschera. Devi approfittare. Domani ci presenteremo ai comuni mortali. Tu va pure dal tuo caramante. Quando sono pronto, sai cosa fare. Nara, o dovrei chiamarti Fiamma. Ehi, narratore, cosa guardiamo? Ascolta! Allerta terremoto! Recentemente sono state individuate grandissime grepe lungo le città in diversi punti della mappa. Non sappiamo come, ma qualcosa o qualcuno sta cercando di creare una catastrofe. Raven, ricorda, avevi qualche alleato quando eri cattivo? Erano tutti creati con il ghiaccio. Ero il più forte. Non avevo nessun... Oh! Quel oh non mi piace. Quando ero cattivo, avevo imprigionato il Re di Fuoco sotto il mio castello. Me ne sono completamente dimenticato, ma lui è uno di noi. L'importante è non farlo arrabbiare. Dove può essere ora? Seguimi, io lo so. Ma salve! Non si arrabbi perché oggi lei è fortunato. Fortunato? Sì, lei ha vinto una consumazione gratis di gelato di palmeto paradisiaco. Cretino, il Re di Fuoco non può mangiare il gelato. Gelato? Hai detto gelato? Oh no, è la fine. Mi piace il gelato, portatemi in quel luogo. Oh, ok. Ok, pago io il suo gelato, ma deve restare calmo. Salve, scelga il suo gusto preferito. Abbiamo pistacchio, puffo, crema, cioccolata. E tantissimi altri. Sembrano davvero buoni. Voglio il gusto fuoco. Non c'è. Voglio il gusto fuoco! Oh oh. Allora mangiano a te come gelato! Ah! Oh, cosa facciamo, Raven? Dammi il gusto fuoco! Voglio il gusto fuoco! Vieni subito qua, brutto gelato, che voglio mangiarti!
Dove è finito il gelato? L'ho perso di vista! No, non l'abbiamo visto. No, per niente. Forse è andato di là, su quella strada. Provi a vedere. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci. Sbrigati. Il narratore mi starà cercando. Calmati. Non è facile trasformarti sempre nella fanciulla sconosciuta del bosco. Solo perché sei una dea, non devi trattarmi così. A proposito, come va con lui? Ha sospettato qualcosa? Oppure la mia magia funziona alla grande? No, non sospetta nulla. È innamorato perso. E tu? Ne sei innamorata? Io? Sono una dea della tempesta. Non posso amare. Ora ti trasformo. Dai tanti bacini da parte mia. Smettila, o ti spacco in due come un sasso. Ehi, tu chi sei? Ehi, tu hai un gelato! Tu hai visto un bombarolo? E la mia armatura? Non ho più quell'effetto voce figo adesso! Gelato! Ehi, è il mio questo, lasciami stare, è il mio gelato! Oh, fiaba, dove eri finita? Guarda, Carburo, crede che quell'ama sia il bombarolo. Cosa c'è? Cosa stai osservando? Non vedo nulla. Sai cosa fare, figlio? Ma che... cosa? Ehi! Ehi! Ferma! Ma che... cosa hai fatto con quel piccone? Fiaba! Cosa mi hai fatto? Tanto prima o poi doveva succedere. Devo compiere la mia missione per Taro, mio padre. Siete spacciati! Siamo stati noi a causare il terremoto, non la palla di fuoco. Il narratore è stato corrotto dall'amore all'odio. Appena ci sarà la stagione 8 di Fortnite sarà la vostra fine. Arrivederci! No! No! Non sparite! No! Era tutto finito! Non ci voglio credere! Ehi, tu! Ti prego! Capelli rosa, devi aiutarci! Hai lo stesso piccone del narratore! O hai trovato il suo, non so! Ma quel piccone ha un grande potere! So che hai paura, ma... io sono un comune umano! Carburo non ha l'armatura! Manny non sa nuotare, è un lupaccio! Tu hai una specie di veicolo volante e il piccone, per favore! So che sono uno sconosciuto per te, ma... ti prego! Il narratore deve essere salvato! Dopo tutto quello che ha fatto per noi... non si merita questa fine. Grazie, Capelli Rosa. Come ti chiami, narratrice? Si chiama Amy? Oh, che bel nome. Ora capisco che ci vorrà del tempo. Che la strada davanti a me è lunga e oscura. È una strada che non sempre mi porterà dove voglio andare. E forse non arriverò a vederne la fine. Su questa terra sono combattuto. Parte di me vuole respingere il nemico. Parte di me è il nemico. Amy, aspetta! Carburo vuole allenarti! Si sta avvicinando una forza potentissima. Forse abbiamo sbagliato a cercare il narratore. Non avanzare senza il mio permesso, Amy! Amy, no, non farlo! Sai, ho sentito voci, anche se sono passate poche ore. Tu sei la narratrice per questa povera gente. Io ero il loro scudo, la loro spada, la loro unica speranza. Ora sono la fine. Narratore? Amico mio, cosa sei diventato?
più su. Ciao, Cavaliere Nero. Era da un po' che non ci vedevamo, vero? Sono io, il tuo caro amico narratore. Non aver paura. Sai, ho pensato, perché non ritorniamo come il primo capitolo, come la prima stagione, come tutto ebbe inizio? Non ti preoccupare, so che non sei cattivo. Ma ci penserà il tuo narratore a riportarti come prima. Perché adesso la storia la decido io.